Ciao amiche ed amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamoci insieme questo nuovo video con questo pane con farina macinata a pietra. Seguitemi. Allora, ho preparato le farine, la mia pasta madre e l'acqua. Queste farine sono ottime del Mulino Marino, ma ci tengo a dire che io pago le mie farine, quindi non sto facendo pubblicità assolutamente perché le compro, mi piace anche variare, quindi cambio sempre, uso diverse marche, diciamo. Allora, ho messo le farine in autolisi, ho messo, come avete visto, quasi tutta l'acqua, il resto l'aggiungo quando inizio a girare, quindi dopo 30 minuti di autolisi finisco di mettere l'acqua piano piano e mi regolo anche con l'acqua, e se ce ne vuole un pochino di più ce la metto. Quindi continuo a girare. Una volta incordato, dopo 10, all'incirca 10-15 minuti, l'impasto si vede, si attorciglia al gancio, la ciotola rimane pulita. Vado a fare delle pieghe in ciotola, ho oliato il contenitore e faccio due giri di pieghe. Questo è il secondo giro, dopodiché lo copro con pellicola, con il coperchio. Nel mio caso con pellicola perché vedete ai lati ci sono delle fessure e entrerebbe aria, quindi preferisco mettere la pellicola e poi magari ci appoggio il coperchio. Lascio lievitare all'incirca 4 ore, all'incirca, dipende molto dalla temperatura e dalla stagione. Eccolo qua, dopo circa 4 ore l'impasto è pronto. Quindi vado a girarlo sul piano di lavoro. La farina burattò significa che è stata l'abburattamento, è praticamente passata al setaccio dopo essere stata macinata a pietra. Questa è di tipo 2, quindi è stata abburattata 2 volte. Però macinata a pietra conserva una buona parte del chicco del grano, quindi diciamo che è una semi integrale, ecco. Metto poca poca farina, almeno credo, adesso non vorrei, magari qualcuno mi riprende. Però sono farine molto buone, profumatissime, quando si sforna il pane si sente quel profumo nocciolato, molto buono. Allora, ho fatto due giri di pieghe con un intervallo di mezz'ora tra l'una e l'altra e copro naturalmente. Bene, passato il tempo, vado a formare il filone. Allargo un pochino, questa volta lo formo arrotolato. Avete visto altre volte ho fatto altri tipi di formatura. Qui la faccio molto semplice, lo arrotolo così, piego, stringo leggermente, ecco qua. Voglio farci un bel filone lungo. Come avrete sicuramente notato, noi in famiglia preferiamo il filone perché c'è meno mollica. Però qualche volta faccio anche la pagnotta, insomma, non ci piace, diciamo, il pane troppo mollicoso. Ok, continuo a piegare e arrotolare così. Ora per questo ci vorrebbe un cestino un po' più lungo di quello che ho io, quindi se ce l'avete dovrebbe essere intorno sui 40-45 centimetri. Il mio è più piccolo, quindi adesso metto anche un po' di semola. Quindi credo che lo metterò in una teglia, magari stretto in un telo. Ecco qua.
Affino un pochino. Ok. Vediamo dove lo posso mettere. Bene, lo metterò qui. Naturalmente metto parecchia semola su una teglia e con il canovaccio, con questo telo, canovaccio, come volete chiamarlo, una tovaglietta in effetti, lo stringo bene, ci metto anche dei canevacci intorno per non farlo allargare e lascio lievitare 2 o 3 ore, vedete qui sto facendo la prova dito. Il tempo che ci vuole, quando lo vedete bello gonfio, è pronto. Quindi d'inverno ci vorrà un po' di più, ma la seconda lievitazione di solito con 2 o 3 ore bastano. Lo giro sulla carta forno e sulla pala. Voi fate come avete sempre, come meglio credete. Ecco qua, io faccio scivolare direttamente nella teglia calda del forno, oppure se avete la pietra la stessa cosa. Ok. Il forno naturalmente l'ho già acceso a 250 con 2 spruzzi di vapore. L'ho acceso già da prima perché deve essere bello caldo, eh. Quindi bisogna anche aspettare un pochino quando arriva a 250, deve essere proprio caldissimo. Taglio il pane con la lametta, qualche fogliolina, qualche spighetto a volo. Ecco qua. Ormai mi sono abituata alle spighette e vado a far scivolare. 2,50, mando subito lo spruzzo di vapore, anzi l'ho mandato prima di infornare, e poi mando il secondo. Bene. E questo è il risultato. Vedete, sta ancora in forno, ancora sta cuocendo, però il forno l'ho abbassato gradualmente. I primi 20 minuti a 250 rigorosamente, eh. Poi abbassiamo a 220, piano piano a 200 e gli ultimi 10 minuti a spiffero a 180. Vedete, la crosta è bella croccante. Questo per rispondere ad un amico che mi ha detto che gli viene mollo sopra, forse alla cottura sicuramente. Il mio viene sempre croccante, se la temperatura non è quella giusta, naturalmente viene più morbido. Eccolo. Tagliamo quando è quasi freddo. Bello, io direi che è bello per il tipo di farina, di farine che abbiamo usato, macinata a pietra, va benissimo. Il profumo è incredibile, veramente profuma di buono. Bene, amici, io vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il mio video, di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Naturalmente, se volete, cliccate sulla campanella per ricevere, per non perdervi nessun video nuovo. Ciao a tutti!